un pacchetto di provvedimenti per migliorare aspetti importanti del sistema sanitario toscano, dal contenimento delle liste d'attesa per le prestazioni chirurgiche e ambulatoriali al preaccordo con la medicina generale sino all'istituzione di un numero unico per le prestazioni non urgenti. Queste le misure licenziate dalla Giunta toscana. Per contenere le liste d'attesa, la Regione ha approvato 2 nuove delibere. Il primo elemento è che noi attuiamo delle misure che sono consentite dal milleproroghe, che erano state fortemente richieste da tutte le regioni e che il governo alla fine ha definito, con la possibilità di usare lo 0,3% del Fondo Sanitario Nazionale, sono circa 23 milioni di euro, in deroga ai tetti di spesa del personale, ai tetti di spesa del ricorso al privato convenzionato. Quindi, dopo l'approvazione di questa delibera, entro il mese di aprile le aziende sanitarie dovranno definire piani specifici di contenimento delle liste di attesa per ogni ambito territoriale, usando una quota di questi 23 milioni di autorizzazione di spesa che nella delibera viene attribuita per l'appunto ad ogni singola azienda. E questa è la prima misura che dovrebbe consentire di contenere un po' il fenomeno delle liste di attesa, sia sul lato delle prestazioni ambulatoriali, sia su quello delle prestazioni legate alla diagnostica, sia per gli interventi chirurgici. L'altra delibera invece ha un carattere più strutturale e riguarda il modello organizzativo di governo della relazione tra la domanda e l'offerta di prestazioni, per la quale viene definita un'architettura e soprattutto viene introdotta una figura che per ogni azienda avrà come compito esclusivo quello di monitorare appunto l'equilibrio tra domanda e offerta di prestazioni e di intervenire qualora ci siano situazioni di criticità.